Sindaco, è innegabile che dopo il giudizio del TAR non ci sia più una Teramo Calcio in nessun campionato né professionistico né dilettantistico, però ci sarà un avviso pubblico per scegliere una nuova società. Sì, il momento è così, l'ordinanza del TAR è chiara, chiude una fase anche di giustizia amministrativa, poi vedremo quali saranno le valutazioni che la società vorrà fare, ma come ho sempre detto non avrei aspettato oltre, non voglio aspettare oltre e quindi partiamo con questa procedura esplorativa, questa manifestazione di interesse di apertura alla comunità per la presentazione di progetti che ovviamente valuteremo. Se partecipasse Spinelli con la vecchia Teramo Calcio? Ma io non so se vorranno partecipare, insomma, è chiaro che come ho detto anche prima in conferenza qualsiasi forma di partecipazione e qualsiasi proposta dovrà avere una struttura diciamo così solida, stabile per poter partecipare sia sotto l'aspetto ovviamente giuridico e poi valuteremo tutte le proposte che arriveranno anche sotto l'aspetto economico, finanziario, quindi non c'è preclusione assolutamente, non ci interessa ecco, il tirare a campare, il sopravvivere per un anno, ci interessa valutare progetti che abbiano una prospettiva lunga e credo che sia anche l'interesse della federazione stessa, cioè progetti credibili, seri, trasparenti e che abbiano appunto una prospettiva di lungo termine per dare una continuità solida e stabile finalmente al calcio teramano. C'è qualcosa che ha fatto e non rifarebbe, perché molti le ricordano quella conferenza in pompa magna di novembre e anche le parole subito dopo il deposito della domanda di iscrizione che forse erano state purtroppo fin troppo ottimisti. Non è la conferenza stampa che cambia le cose, la decisione, la cessione della società era già stata effettuata, quindi non è certo una conferenza stampa che cambia le situazioni. In quel momento c'era un sentimento di forte entusiasmo da parte della città, della comunità per un progetto che comunque veniva presentato come un progetto importante di prospettiva. Sulle dichiarazioni successive all'iscrizione, assolutamente no, insomma, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, anche perché in quel momento si era arrivati formalmente ad un'iscrizione che comunque dava merito a quello che la squadra, che la società, che la città aveva guadagnato e ottenuto sul campo, cioè la Serie C. Evidentemente le carte che sono state presentate presentavano delle imprecisioni, delle pecche, delle imperfezioni, delle irregolarità che poi sono state valutate ovviamente successivamente dagli organi competenti. Viste le bocciature importanti che sono arrivate prima dalla Covisoc, poi dalla FIGC, poi dal CONI, infine dal TAR, ci sono i presupposti per un ricorso al Consiglio di Stato? Ma ovviamente io non conosco le carte, i colleghi sono battuti valorosamente, hanno ottenuto una prima sospensiva, poi purtroppo hanno ottenuto un rigetto e diciamo nelle motivazioni del rigetto qualche spunto sul merito è stato fatto che non lascia grosse speranze, però eventualmente insomma, il ricorso al Consiglio di Stato è sempre possibile, dipenderà ovviamente dalle valutazioni che faranno i colleghi.